Eccoci qua, allora, ci siamo? Ah, due telecamere, allora vado su questa. Allora, bentrovati, benvenuti, secondo appuntamento di Magazzinando, il format di Campania Felix che ci parlerà di spettacolo, cinema, televisione. In questa puntata parliamo anche di libri, perché non ci facciamo mancare nulla, e soprattutto di libri simpatici, che fanno ridere, che mettono buon umore, ma lanciano anche dei messaggi. Perché? Perché in questo momento storico non si può parlare più di nulla. Infatti io mi hanno ristretto proprio il campo proprio di parlata, perché non si può dire più nulla. Stai attento a quello, stai attento a quell'altro. Ormai pure le barzellette sono finite. Comunque facciamo una cosa. Tra poco avremo ospite Lello Marangio in una versione molto particolare, perché io farò anche una cosa. Insomma, restate con noi. Sigla! Eccoci qua, allora, pronti, prontissimi per questo secondo appuntamento di Magazzinando, il format di Campania Felix, che ha leitmotiv, si dice così, quei francesi, inglesi, insomma, il nostro obiettivo è quello di rendere l'appuntamento molto particolare. Parliamo di libri, parliamo di uno scrittore molto molto bravo, è una penna simpatica, no? L'abbiamo definito. Tra poco avremo modo di avere ospite Lello Marangio, ma come dicevo prima, purtroppo non c'è più possibilità di dire le cose, soprattutto dobbiamo fare attenzione a ciò che diciamo. Come si fa? Allora, l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, quindi sono extracomunitari. Fai attenzione agli extracomunitari, non si può parlare, perché sei razzista, perché l'extracomunitario è così. Però posso dire che ci hanno tolto anche lo sfizio da piccoli. Chi di noi non ha mai suonato al citofono? Chi di noi? Io ero il dito veloce del West con il citofono, e anche questo ci hanno tolto. Quindi purtroppo è così. Ormai la televisione è questa. Fai attenzione a ciò che dici, ma noi tra poco con Lello Marangio capiremo anche come approcciare al mondo della scrittura e soprattutto della simpatia, dell'essere ironico e soprattutto istrionico. Con voi tra poco Lello Marangio. Eccoci qua, come promesso non ci facciamo mancare nulla, siamo con Lello Marangio, autore, creativo e soprattutto il papà della risata, si può definire, perché per bontà tua. Sono anni che ci fa ridere, sorridere, ma negli ultimi tempi possiamo definirlo anche la scrittura simpatica del nostro mondo, quello là della lettura e anche dell'ironia, perché lui è uno scrittore che, diciamo, scriveva e ha scritto e scriverà per tanti attori, ma ha scritto anche per lui, perché una trilogia
di libri ha presentato, di cui sono andati benissimo, e io non potevo non iniziare con il primo, se nel suo piccolo romanzo si incazza, io devo, diciamo, rispettare il titolo del libro e andare sulla prima domanda. Quel titolo così d'impatto, surreale quasi, ma ha raccontato una verità che poi ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Sì, innanzitutto io ringrazio Gigi Azzetta che si è teletrasportato qua nel mio studio, cioè ci vuole una cosa del genere, e anche perché è una novità, questa è la prima volta che qualcuno si teletrasporta nel mio studio, dove poi si creano parecchie, anzi molte situazioni. Qua viene Peppe Iodi, c'è Lucio Pieri, Lucio Barbieri. Tu parlavi del primo libro. Il primo libro è stata una scommessa dal punto di vista di fare della beneficenza, perché era stato prodotto dall'AIAS di Casoria, e questo libro parlava della disabilità in maniera ironica. Era divisa in quattro sezioni, e con quel libro siamo riusciti a mettere insieme più di 3.000 euro, con i quali abbiamo regalato una carrozzina e un altro ausilio ortopedico che non ricordo bene a dei ragazzi di Casoria, quindi quella cosa è andata molto bene. Ricordiamo che tu per l'Alliance di Casoria facevi già un lavoro a monte. Sì, io da 25 anni, allora il fatto è questo, è che nel mondo dei social è tutto molto immediato, ma io, diciamo, che questo lavoro di autore comico lo faccio ormai da 30 anni, anche perché ho una certa età, quindi io ho incominciato, e si vedono anche le locandine quasi mune, ho incominciato con Tele Garibaldi, ancora prima con Fisca la Notizia, con Lino D'Angio e Alan De Luca, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. Poi abbiamo fatto Sciaccati, poi abbiamo fatto con i Teandria, cioè è venuto tutto un percorso autorale che io mi sono portato appresso e che di cui godo ancora oggi, perché è un'esperienza che ho fatto sul campo. Prima però le cose si facevano ma si sapevano poco. Oggi invece, grazie ai social, se tu fai qualcosa lo vengono a sapere in tanti, perché uno viene condiviso, e questa è la bellezza di quello che succede oggi. Quel libro là ha portato molta fortuna. Infatti poi sono stato io contattato da Aldo Pugliano, che è il titolare, l'editore di Homo Scriber, che supportato da Lucio Rufolo, che io saluto sempre Lucio Rufolo, che purtroppo ci ha abbandonato, e Lucio Rufolo lesse il primo libro e disse: no, questo libro va bene che l'hai fatto in beneficenza, ma deve andare in tutte le librerie, perché parlare della disabilità con il video comico che io ho utilizzato per lui era una novità. E aveva ragione sia lui che Aldo Pugliani, infatti nelle librerie è andato molto bene. E nelle librerie, talmente che è andato bene, e qua diciamo passo subito, no, al secondo libro, perché quando parte il momento creativo, poi soprattutto sulla scrittura è così. C'è questo che al mio segnale, Scatenate l'infermo, che è qualcosa che ti supera dal punto di vista, per chi ha letto il primo, sì. Il secondo, questo qua che poi è anche vincitore, sì, del premio Lucio Rufolo, che è per la scrittura comica, umoristica, quindi sì, umoristica, e dove è nata poi l'idea di farne un secondo e soprattutto di parlare di questo mondo che nel primo, quello della disabilità, l'avevi accennato e anche deriso, no? Sotto il profilo... Sì, facevo ridere parlando della mia disabilità. Esatto, in questo caso tu stravolgi il contesto e lo metti poi alla cruda realtà, che è quella della quotidianità. Sì, è stata una necessità, nel senso che quando io ho portato la prima bozza ad Aldo Pugliano, che sì, si riferiva al primo libro, e anche lì parlava della disabilità, lui disse: il materiale è poco, perché erano 70 pagine, se tu ne riesci a trasportare a più di 200 pagine facciamo il libro. Io non me lo sono fatto dire due volte, mi sono chiuso qua in ufficio e sono andato anche oltre le 200 pagine, che chiaramente oggi nessuno ti dà niente per senza niente, certo. Tu ti devi guadagnare tutto, e da lì siamo partiti, abbiamo presentato a Napoli Città Libro, ho fatto tante presentazioni, e la cosa più bella di questo libro è che, parlando della disabilità con ironia, come diceva Federica Flocco, che ha fatto un'intervista
per un'altra rete, l'ha sdoganata la disabilità. In parte è così, perché ridere, io poi parlo della mia disabilità, quindi non però è... metti, allora, io dico l'ha rivoluzionato un po', ecco, anche sdoganata, perché tu metti il tuo punto di vista, no? Però chi legge il libro dice, ok, lui è giusto che la vede così, ma la vedi sotto forma del, diciamo, dell'abile normale a rendersi conto di una cosa, che poi alla fine quello inabile è proprio lui, perché... Cioè, in pratica, questo... sì, potrebbe essere così, nel senso che poi alla fine io da disabile, uno poi si chiede, uno ha una vita da vivere, che fa? Non la vive? Certo. Oppure la vive in maniera parziale? Certo, riferendosi anche al tipo di disabilità, la vita va vissuta. Infatti io qua lo dico nella quarta di copertina, essere disabile è un lavoro sporco che qualcuno deve pur fare. Purtroppo a volte sembra che la disabilità, come diciamo inteso come problema, tocchi sempre un'altra persona. Tu, è come quando tu senti di un incidente stradale mortale, no? Tu dici sempre è difficile che possa capitare a me. Purtroppo per quello là che poi subisce l'incidente è capitato a lui. Quindi anche la disabilità è una cosa che sembra delegata agli altri. E parlando, però, se tu ne parli in maniera pedante, la gente si allontana. Se invece gli fai ridere, come è successo in questo libro, insomma, l'operazione funziona. L'operazione funziona e diciamo, fa molto ridere, nel senso. Questo volo dice chi scrive, chi legge. Fa molto ridere perché comunque poi è anche sorridere. E poi soprattutto riflettere, perché tu ridi prima e poi rifletti. Questo sì. E questo è, diciamo, poi... Sì, questo diciamo è l'apertura diversa, l'ottica diversa, perché di solito quando leggi di disabilità, un po' così, però leggendo quello che mi è capitato a me, perché qua sono tutte cose che io ho pettinato, come diceva sì. Freccero, diceva uno dei programmi vanno pettinati. Io l'ho pettinati le mie storie, ma alla fine sono tutte sono reali. Ti volevo fare una domanda, proprio perché hai nominato Freccero, no? Sì. Che è vicino a te come idea sia di televisione ma soprattutto di scrittura televisiva. E ci sono stati, hai precisato che vieni da 20 e passa anni di lavoro sotterraneo. Però... questo mi fa riflettere a una domanda che ti voglio fare, che sia ancora attuale, cioè nel senso che i nomi che tu hai fatto, come diciamo Peppe Iodice, poi c'è Lucio Pierri. Poi c'è Lino Barbieri, che diciamo mantengono, no? Dico questi tre nomi, mi scuso con gli altri, ma tutti non li ricordo, perché comunque c'è una lista abbastanza... Sì, sì. Insomma, ho scritto un po' in passato anche per Biagio Izzo, per Nello Iorio, cioè sono 30 anni, Enzo Fischetti, c'è cioè, molti di Made in Sud, Paolo Paiazzo, l'ultima edizione di Made in Sud, ho scritto comunque... con lui il personaggio di Cardamone, a volte ti dico questo, che io scrivo soltanto con le persone e per le persone che mi danno degli stimoli. Ispirazione. Degli ispirazioni, perché poi scrivere per scrivere non è come se tu fai il calzolaio, dice fammi quattro paia di scarpe, tu prendi la pelle. Esatto. No, la pelle, sì, però la pelle a volte uno ce l'ha, a volte non ce l'ha, non è che uno è buono per due. A volte mi sono anche state fatte delle proposte a quali ho declinato, dicendo non è per me questo tipo di scrittura. Però quando poi dico sì per un progetto cerco di portarla avanti. Quindi mi ha anticipato la domanda, perché la domanda era questa. Visto che sei partito da 20 anni, quindi. Non sei... mi dispiace, vedi, ci diciamo. No, ma subito facciamo una sotto che dal punto di vista social, no? Sì. E dal punto di vista attuale hai una scrittura molto contemporanea, no? Quindi nel tuo modo di vedere il personaggio, quindi attualizzi quello che assolutamente che c'è. Per esempio io cerco sempre di confrontarmi con i giovani e per esempio siamo venuti, a parte che adesso ho scritto un'altra commedia con Lucio Pierri con il quale io mi trovo proprio benissimo, mo andrà in scena, che si chiama La Scommessa, e facciamo un bel giro, però io sono reduce da queste due date che abbiamo fatto con Peppe Iodice all'Augusteo. Mo quest'idea
quest'idea che Peppe mi propose e sulla quale poi abbiamo lavorato per 6 mesi. E siamo quasi in chiusura, no? Perfetto. Siamo quasi in chiusura perché noi siamo molto rapidi, siamo nel web, quindi ci piace. Che ti scarica il trasporto sotto casa. Rimane bello e buono. Tra poco parleremo del diciamo terzo, no? Sì. Libro che sarà in uscita ad aprile, questa idea. E sempre sull'aspetto televisivo, sulla scrittura, no? Che è molto difficile collegare la scrittura televisiva con quella teatrale o quella di una semplice serata live. La tua abilità è proprio questa, o la bravura poi degli attori, dei comici che diciamo tu collabori, di rendere la stessa scrittura uguale per tutti, dove e può essere contestualizzata sia in una serata che nell'aspetto televisivo. Parlo diciamo dei giochi di Beach Party che hai fatto prima, l'esempio è una serata che può essere da amici, quindi da live, come fatta a teatro, quindi certo. Dove nasce poi l'idea, nel senso già vedi quello che vai a scrivere o man mano poi diciamo si sviluppa? Sì, una domanda molto interessante, nel senso io parlo poco della mia, diciamo, tecnica autorale, ma non perché ne sia geloso, perché non mi viene mai chiesta, quindi insomma. Allora, sono il primo. Certo, sì, veramente, perché poi non ne parlo, perché anche per fare la scrittura, scrivere è un talento. Allora io quando scrivi, tra altre cose, io ho un blog, un minimal blog, che sono certo. Battute riferite all'attualità, che a me servono come palestra, cioè scrivere quasi tutti i giorni. Ora l'ho un po' accantonato perché sono stato 2 mesi molto impegnativi per quanto riguarda il giorno di Beach Party. Allora funziona così, io scrivo, e per esempio quando capita con Peppe, no, gli propongo delle cose da dire. Peppe giustamente che ha una sua intimità artistica, io ti faccio un esempio, gli propongo 10 battute oppure 5 tema, va bene? Lui dice, beh, secondo te questo è adatto a me, questo non è adatto a me, su 5 faccio un esempio molto minimo, va bene? 10 battute, Peppe dice, di queste 10 battute a me piacciono 4, per esempio. Okay. Io quelle 6 non le ho mai buttate, cioè io prendo delle cose, infatti poi Peppe dice, oh mio niente, poi vai da chi là. E cioè, io scrivo, poi non, fino adesso non ho mai buttato nulla, ci sono anche delle battute che escono e che io appunto. E poi semmai le ritrovo in una commedia con Lucio Pirri. Ok, allora Lello, noi siamo quasi arrivati, dobbiamo chiudere questa trilogia autorale e soprattutto sì. scritta, no? di libri. Abbiamo un'anticipazione dopo il successo, dato il successo ovviamente la casa editrice a Homo Scrivens, questo libro qua uscirà ad aprile e sarà presentato a Napoli Città Libro. Si chiama Una lunghissima giornata di merda. E quindi praticamente è una cosa molto, questa è la copertina, poi l'ho stampata, ma è un po' più gialla nella realtà. E sono 10 storie e come filo conduttore c'è che tutti i protagonisti delle storie, in una maniera o in un'altra, trascorreranno per un motivo che poi leggerete, una lunghissima giornata di merda. Ok, allora noi auguriamo una lunghissima giornata di merda a tutti, ai cattivi. Bravo, a tutti coloro che al virus, questo virus. Non è così, lo amma mia, speriamo che muore. Però io ti auguro veramente un in culo alla balena, sperando che non scorreggi, perché diciamo e per il libro. Io ti ringrazio soprattutto per avermi accolto diciamo, nel tuo mondo creativo, che non tutti hanno il privilegio di entrare. Ringrazio anche a Ivan Maraggio che dall'altra parte ci sta riprendendo, infatti poi dipende anche da lui come andrà la cosa, sicuramente. E alla prossima, e intanto iniziamo a mandare i titoli di coda che stanno andando. Grazie. E io come sono arrivato così te ne vai ascoltare. Grazie a Gigi. Bye.